Giuseppe Falzone, Media Pay. Diciamo che si è parlato, no, non è la prima startup o progetto che riguarda un pagamento elettronico. Qual è la novità in questa? Allora, la novità sta soprattutto sulla situazione. Noi non siamo una banca, non siamo un metodo di pagamento, noi siamo degli arbitri, cioè praticamente avviciniamo il compratore e il venditore come se fosse diciamo, il passaggio di merce, è come se fosse una consegna a mano. Io diciamo, sfido a milioni di italiani, chi non ha preso le truffe o chi non ha paura di entrare nei portali che conosciamo benissimo, che tra l'altro ci sono milioni di annunci, però purtroppo è stato diciamo, questo fattore delle truffe ha fermato tantissime persone a comprare normalmente diciamo, su internet. E tecnicamente che cosa facciamo? Tecnicamente facciamo che io mi collego su internet, vedo per intanto non, diciamo, prendiamo un'utenza che non è Amazon, ma sotto Amazon ci sono piccoli commercianti con dei negozi e-commerce e soprattutto anche i privati. Questo è diciamo, dove, il mercato dove diciamo, operiamo. E non abbiamo competitor, cioè non abbiamo completamente, siamo unici nel nostro genere. E allora che succede? Io prendo un annuncio, qualsiasi tipo di oggettistica, io chiamo questa persona e allora che cosa fa questa persona? Gli dico voglio essere pagato con metodo MediatPay. Io pago direttamente con un canale, con una fattura e tutto quanto, mi registro, l'altra persona dall'altra parte vede che io l'ho pagato. Cioè, è come a questo punto l'altra persona è obbligata a spedire il pacco. E quando prende il pacco lo spedisce. E la persona, il compratore, non ha dato il denaro direttamente al venditore, ma ha dato direttamente il denaro, in questo caso il procuratore, la figura del procuratore. E quando mi arriva diciamo, il pacco, viene controllato e tutto quanto, se il pacco è conforme alla descrizione del sito, o la descrizione di come è conforme diciamo, all'oggettistica rappresentata. Allora io accetto la transazione di pagamento. In questo caso MediatPay paga la persona e il venditore senza problemi. Ci sono poi le possibilità che diciamo, l'oggetto non è conforme alla descrizione. Si può aprire una controversia di tipo amichevole. Se si riesce a contattare il venditore e fare diciamo, un accordo, diciamo, di amicizia e va bene. Casomai c'è diciamo, la controversia con MediatPay. A questo punto blocchiamo il sistema e il denaro rimane in giacenza fino a quando noi, arbitri, in questo caso anche con un supporto di studi anche legali, guardiamo direttamente dove c'è il contenzioso o chi ha ragione o chi ha torto. Ecco. Quindi le persone, semplicemente chi compra, soltanto con 1 euro, perché faremo una proposta lancio, può comprare qualsiasi tipo d'oggetto avendo la sicurezza che l'oggetto arriva a casa sua e lo verifica. E quindi diciamo che non ha problemi di comprare qualsiasi cosa. Io come cliente, se io devo comprare qualcosa, non devo preoccuparmi che qualcuno dall'altra parte mi truffa, ma io devo preoccuparmi soltanto di pagare, di visionare l'oggetto, quello che mi piace, comprarlo che mi arriva a casa. Ecco perché diciamo, abbiamo fatto questa piattaforma. Vogliamo presentare Sì, anche l'avvocato Rino Lo Giudice. Grazie. Prego. il suo ruolo in Sì, io questa. sono il consulente legale per le comunicazioni di MediatPay. Come ha già detto l'ideatore Giuseppe, il nostro è un servizio che cerca di migliorare la sicurezza negli scambi e nelle transazioni commerciali via internet. La nostra speranza è quella che attraverso questo nuovo concetto di pagamento tramite un procuratore legale che dà l'opportunità di rappresentare appunto la necessità di questo scambio, si riesca a migliorare quelle che sono le questioni di compravendita via internet.